Ecco, e mi viene in mente appunto la Spumador. Come si è passati da uh, una spuma io dico a un prodotto, lo vediamo esposto qui oggi, però un prodotto uh, che sta aggredendo, diciamo, tra virgolette, l'alta ristorazione, no? cercando di, eh, di, eh, di cogliere evidentemente, eh, di muoversi sulla scia di quello che è il fondamento eh, che eh, ispira un po' tutti quelli che sono in questa tavola rotonda, cioè il bello. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti i professori per, per averci invitato. È un piacere essere qui, soprattutto perché abbiamo davanti dei ragazzi che saranno il futuro eh, nel mondo della ristorazione: ci eh, saranno dei grandi chef, dei maestri. È difficile parlare di bello dopo aver sentito questi illustri professori. Io mi trovo anche... scusi, scusi se la interrompo, lo dico per i ragazzi, poiché sono arrivati in sala, ora li abbiamo uh, tutti e due, sia Alberto Faccani sia, uh, sia, sia Hanya Ross, eh, poiché loro faranno un saluto finale. All'evento, rimandandovi al workshop pomeridiano, io vi invito ad, ad avere un attimo di pazienza perché poi gli chef di cui parlavano vogliono appunto condividere un attimo solo quello che faranno oggi. Ma giusto un attimo. Chiedo scusa. Prego, prego. Intanto, ma location fu così azzeccata, perché io ho conosciuto Treviso ieri sera, devo dire che è straordinario. Io non, dicevo al mio collega, difficilmente si vede un paese. Così costruito, con questi fiumi, cioè complimenti a tutti. Vivete in una zona splendida. Velocemente, eh, devo parlare inevitabilmente del gruppo perché, se no, non, non riesco a far capire come siamo arrivati a Valverde. Spumadon nasce nell'888 da una famiglia comasca e ha iniziato con le bibite, la gazzosa. Eh, negli anni eh, nel 1938, vado molto veloce, il signor Verga ha inventato la spuma nera ad una ba come base un'infusione di 17 erbe e da lì è iniziata la sua storia. Nel 60 è iniziato con le acque minerali, il gruppo è cresciuto eh, negli anni ed ha acquisito parecchi stabilimenti, oggi in Italia sono sei. E... Produciamo bibite e acque minerali in tutti questi stabilimenti. In una riflessione, cioè guardando un po' il mondo del bello, guardando, ci siamo accorti che avevamo in tutti gli stabilimenti un'acqua minerale, ma devo dire che il posizionamento del prodotto era pressoché identico eh, in tutti gli stabilimenti. Dopo una riunione abbiamo, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: Dobbiamo fare qualcosa per uscire, per, per entrare nel mondo del bello. Avevamo appunto e abbiamo tuttora questo stabilimento che è eh, ai piedi del Monte Rosa, eh, in questa valle verdissima, ecco il nome: Valverde, incastonato nella roccia. Questo piccolo stabilimento che produceva una ventina di milioni di bottiglie in una bottiglia normalissima. Da lì l'idea, una qualità è chiaro, dell'acqua, è difficile fare innovazione nell'acqua, è un prodotto antico come il mondo, un'acqua straordinaria per le qualità, e parlo di pH, cellulare, parlo di residuo fisso, parlo di durezza. Nel, 19, nel 2008 abbiamo deciso di dare a Matteo Thun il progetto e il disegno di, di questa bottiglia. Lui ci ha lavorato, ha creato questa bottiglia che è semplicissima, eh, con delle, delle linee morbide, trasparenti e ha giocato sui colori. Generalmente eh, le etichette dell'acqua sono molto vivaci, invece noi abbiamo spento l'etichetta centrale e abbiamo eh, evidenziato queste trasparenze e da lì devo dire che eh, Valverde da quel momento, intanto per chi l'ha creata, i due mondi di riferimento sono stati da subito grandi chef. Eh, in tutta Italia hanno scelto Valverde da, da, come dire, da posizionare nei loro locali eh, con, con abbinamenti vari, critici gastronomici eh, sono intervenuti su questi abbinamenti. E da lì il mondo di Valverde è sicuramente dove, dove si colloca è quello dell'alta ristorazione e del design.